Il governatore Paolo Frattura ha smentito in serata voci di una chiusura dell'ospedale cattolica di Contrada Tappino. I dipendenti attendono l'intesa entro fine anno. La procura di Larino apre un'inchiesta per accertare le cause del decesso dell'operaio Massimo Lombardi, che ha perso la vita per un infarto alla Fiat di Termoli. Resta alta la preoccupazione delle maestranze dello zuccherificio termolese. Oggi in Consiglio regionale hanno chiesto risposte ai politici sul futuro occupazionale. L'ARPA ha presentato oggi il percorso di valutazione ambientale in riferimento al piano per la qualità dell'aria. Al via la consultazione pubblica. Un cordiale saluto dalla redazione. Nel prossimo incontro di giovedì 22 saranno messe in campo le regole per la riorganizzazione della sanità molisana. Intanto alla Fondazione Giovanni Paolo II del capoluogo questa sera il presidente della regione Paolo Frattura ha smentito le voci di una possibile chiusura della struttura sanitaria. Vediamo. A distanza di 24 ore il presidente della regione Paolo Di Laura Frattura è tornato alla Fondazione Giovanni Paolo II per avere un ulteriore incontro con gli operatori della sanità. Incontro in cui il presidente ha ulteriormente ribadito la volontà di incrementare l'occupazione nella struttura di eccellenza e praticamente smentendo le voci che vogliono che questa struttura venga cancellata. Ovviamente non sono mancati distinguo che sono stati fatti dagli stessi sindacalisti. Tuttavia il presidente molto elegantemente ha portato a conoscenza l'assemblea che il 22 di dicembre ci sarà un incontro con il consiglio di amministrazione, anzi con la governance, per chiarire le problematiche che interessano questa struttura. Una struttura che ricordiamo che attrae tantissimi pazienti anche da fuori regione e il cui obiettivo è quello di portare avanti un discorso costruttivo sulla sanità e non distruttivo. L'obiettivo è quello di chiarire al meglio il rapporto di collaborazione tra struttura commissariale ed erogatori sanitari pubblici e privati convenzionati nell'interesse di una sanità di qualità. Il 22 incontro con la governance, anche se questa parola a lei non è gradita, per chiarire ulteriormente le posizioni. Sì, no, per condividere il protocollo di regole per il funzionamento della integrazione che dobbiamo presentare, che ci siamo impegnati a presentare al tavolo tecnico entro il 31 dicembre. Molti credono che questa struttura è avviata alla chiusura, invece? Ma secondo me non lo credono in molti. Qualcuno lo paventa, ma quel qualcuno purtroppo dovrà fare i conti con la serietà con la quale la struttura commissariale, il governo di centrosinistra, la maggioranza di centrosinistra, ma oserei dire tutto il Consiglio regionale senza connotazione politica, non permetterà che la qualità dell'offerta sanitaria si disperda per la miopia di qualcuno. Un grande polo sanitario a disposizione dei molisani. Un grande polo a disposizione di tutti i cittadini molisani e considerando i numeri di attrattività anche per i cittadini che intenderanno avvalersi della qualità sanitaria offerta da questa struttura. La Procura della Repubblica di Larino apre un'inchiesta per ricostruire il decesso di Massimo Lombardi, l'operaio che si è sentito male per problemi cardiaci nel turno di notte allo stabilimento automobilistico Powertrain a Termoli. L'uomo è stato soccorso in fabbrica dopo essersi accasciato al suolo, trasportato in ambulanza al San Timoteo e espirato nella notte in ospedale. A Pozzilli i carabinieri hanno scoperto un appartamento dove venivano fatte prostituire alcune giovani ragazze di origine sudamericana con tariffe che oscillavano tra i 50 e i 100 euro. Due le persone denunciate, un quarantenne isernino e una trentenne proveniente dalla Repubblica Dominicana. I reati loro ascritti sono quelli di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.
Ancora una rappresentanza dei dipendenti dello zuccherificio di Termoli è stata oggi presente in consiglio regionale in occasione dei lavori dell'assemblea. Sono state sollecitate risposte urgenti. Resta difficile la situazione dei lavoratori dello zuccherificio del Molise. Anche questa mattina una piccola rappresentanza a Palazzo d'Aimmo a Campobasso durante i lavori del Consiglio regionale. La richiesta è la stessa, risposte certe sull'eventuale ricollocazione dei dipendenti e per coloro prossimi alla pensione. Intanto ieri un incontro in prefettura. Dall'incontro in prefettura è emerso sostanzialmente che siamo in attesa dell'incontro che dovrà avere il curatore fallimentare con il giudice, che dovrà essere stato fissato per domani. E da quella riunione, diciamo, potrebbe aver luogo il prospetto del nostro immediato prossimo futuro. E effettivamente noi siamo in una condizione in cui ci ritroviamo ad essere alla fine del fitto del ramo d'azienda della società e contestualmente alla variazione del regime degli ammortizzatori sociali con l'entrata in vigore della riforma Fornero. Quindi ci troviamo in questa morsa alla quale sembra che non abbiamo via di scampo. Il nostro tema fondamentale è sempre lo stesso, quello della ricollocazione o comunque il nostro tema che non abbandoniamo è quello del lavoro. Quindi ritrovarci oggi a chiedere che fine faremo nell'immediato futuro, cioè se il nostro immediato futuro come regime reddituale sarà Naspi o mobilità, come dire, ci sentiamo anche un po' in difficoltà perché noi vorremmo continuare a lavorare. Il Tribunale di Milano ha dichiarato fallita la società IKF che nei mesi scorsi si era interessata a risollevare le sorti economiche e produttive dell'ex ITR di Pettoranello. Per i 41 dipendenti della nuova Officine Tessili Italiane, in attesa della corresponsione delle ultime 3 mensilità, la situazione è praticamente precipitata. In precedenza, OTI, sindacati, INPS e istituzioni avevano sottoscritto la richiesta di cassa integrazione ordinaria al fine di ottenere i benefici per 13 settimane a decorrere dal 21 novembre. Ora invece saltano gli ammortizzatori sociali e il futuro si fa molto incerto. Il Consiglio regionale ha approvato la proposta deliberativa collegata alla legge di assestamento al bilancio 2016, con cui si impegna la Giunta a reperire 685 mila euro che occorrono per assicurare la copertura della borsa di studio a tutti gli studenti aventi diritto. È necessario adoperarsi con celerità per rispettare la nuova legge sul diritto allo studio e garantire a tutti la certezza di poter accedere all'istruzione universitaria. Prima conferenza all'ARPA sulla valutazione ambientale strategica del piano regionale integrato per la qualità dell'aria del Molise. Seguiamo il contributo. La sede è quella dell'Agenzia regionale di protezione ambientale del Molise. I lavori sono quelli relativi alla prima conferenza pubblica sulla valutazione ambientale strategica del piano integrato per la qualità dell'aria dell'intero territorio molisano. Tale processo garantisce l'integrazione delle variabili ambientali utili per la elaborazione dei piani e la valutazione preventiva di tutti i potenziali effetti sull'ambiente. La valutazione ambientale strategica si colloca al fianco della pianificazione e si svolge in modo parallelo ad essa, accompagnando il piano per tutto il suo ciclo di vita, partendo dalle fasi embrionali fino a giungere alla sua adozione e all'approvazione, modi significativi per darne attuazione e configurare la gestione, tutto nell'orientamento verso la sostenibilità. Una giornata questa della prima conferenza pubblica voluta ed organizzata dall'ARPA Molise per presentare il piano e avviare così la necessaria consultazione pubblica.
Nel corso dell'iniziativa il presidente Frattura e l'assessore regionale Facciolla, nell'esprimere soddisfazione per i processi di tutela ambientale nel territorio molisano, hanno mosso le critiche ai tanti amministratori che hanno, evidentemente, preferito disertare l'importante convegno, mostrando di non essere affatto in linea con le norme esistenti e da costruire di salvaguardia dell'intero ambiente in regione. Una delegazione di studentesse e docenti dell'IPSIA di Montenero di Bisaccia ha partecipato nell'isola di Lampedusa ad una esperienza di solidarietà verso i migranti. A 3 anni dal naufragio in cui persero la vita nel Mediterraneo 368 persone fuggite dai paesi dell'Africa, durante la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, il comune di Lampedusa e l'INUSA ha siglato un accordo con il Comitato 3 ottobre e il Ministero dell'Istruzione per istituire una sezione giovani all'interno del Museo della Fiducia che i ragazzi hanno potuto visitare. Protocollo d'intesa tra il Comune di Campobasso e l'Automobile Club per promuovere un progetto che permette di portare i servizi nelle case delle persone affette da problemi che impediscono loro gli spostamenti. Ogni tanto succede qualcosa di buono, come questo protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune di Campobasso e l'Unità Territoriale dell'ACI. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Servizi a domicilio, voluto dall'Assessorato alle politiche per il sociale e sostenuto per quanto di competenza dall'Automobile Club di Campobasso. Si tratta di mettere in campo una di quelle splendide azioni che sono rivolte alle persone con grave disagio, le quali non possono spostarsi dai loro domicili e quindi recarsi nei vari sportelli per richiedere le certificazioni o svolgere quei compiti loro necessari. Stavolta parliamo di tutti quei servizi propri del PRA, il pubblico registro automobilistico. I cittadini portatori di handicap, i disabili, coloro che sono affetti da patologie che impediscono o rendono difficoltoso ogni spostamento, ma anche coloro che sono ricoverati in case di cura o ospedali, i detenuti della casa circondariale, gli ospiti delle varie comunità terapeutiche o quelli negli istituti di riabilitazione o coloro che sono soggetti vulnerabili interessati a fruire del servizio potranno essere appunto serviti nell'espletamento delle varie pratiche automobilistiche attraverso questo accordo che è di fatto assolutamente sostenuto dagli operatori dell'Unità Territoriale ACI di Campobasso. Perciò tutte queste persone potranno da subito usufruire, senza costi aggiuntivi e soprattutto senza spostarsi da casa propria, delle possibilità loro offerte per trasferimenti di proprietà, perdita di possesso, duplicato del certificato di proprietà, della radiazione per esportazione, della revoca per fermo amministrativo, in pratica tutto quello di competenza degli uffici relativi al PRA. Intanto il primo impegno è quello di attivare una efficace campagna di comunicazione avvertendo la cittadinanza di tale importante opportunità. Né volantinaggio né vendita di giocattoli, riviste o altri gadget davanti agli edifici scolastici. Da oggi a Campobasso vige il divieto assoluto di esercitare ogni forma di commercio itinerante di volantinaggio in prossimità delle scuole. Obiettivo tutelare soprattutto i più piccoli, che spesso diventano facile bersaglio di improvvisati ambulanti e di messaggi pubblicitari non sempre appropriati alla loro età. Fino a sabato 17 il liceo classico Mario Pagano di Campobasso ospiterà una interessante mostra delle macchine interattive e le opere pittoriche del maestro Leonardo da Vinci. L'iniziativa è davvero di quelle interessanti e si sta svolgendo nella biblioteca del liceo classico Mario Pagano di Campobasso.
Qui l'Associazione Culturale Il Genio di Leonardo di Pisa ha allestito una mostra itinerante presentando fino al 17 dicembre le riproduzioni dei capolavori pittorici e delle macchine che nascono dal genio di Leonardo da Vinci. Leonardo è sicuramente un genio universale ed è anche oggi modernissimo, perché tutti i suoi prototipi, tutti i suoi disegni, se facciamo riferimento alle macchine che usiamo oggi, sono ancora attuali. Quindi una mostra del genere è sicuramente interessantissima da far vedere in tutti gli istituti possibili dove ci venga richiesta. La cosa importante è avere il contatto diretto con gli studenti e proprio il contatto, cioè il reciproco contatto tra gli studenti e me, nel senso che io cerco di fare una lezione dove si possa interagire. Io ho notato una cosa, devo essere molto schietto, in questo liceo ho notato un'accoglienza notevole e ho notato un interesse notevole da parte di tutti gli studenti, veramente molto presi dalla lezione su Leonardo. Infatti hanno fatto domande a raffica e sono stati sempre pronti quando io gli ho fatto qualche richiesta impreciso. La macchina che ha riscosso più successo sono le macchine da guerra, tutte le macchine da guerra e in più il paracadute, che è importante perché, per il volo, perché noi sappiamo che Leonardo era un patito del volo, perché aveva studiato gli uccelli e quindi secondo la teoria di Leonardo l'uomo avrebbe già potuto volare all'epoca, solo che purtroppo ha avuto problemi perché non aveva avuto materiali disponibili per poter volare, ma materiali idonei più che altro. È stato inaugurato a Diserni al Museo dei Costumi del Molise, un progetto culturale sul quale da diversi anni la regione e la provincia hanno investito al fine di trovare collocazione ai prestigiosi costumi femminili di uso festivo e nunziale dall'Unità d'Italia alla Prima Guerra Mondiale, raccolti da Antonio Scasserra, giovane collezionista. Siamo adesso alle previsioni del tempo. Giornata fredda e cielo variabile oggi sul Molise, dalle ore della sera generalmente stellato sulle due province. Le temperature odierne sono comprese tra i 3 gradi, la minima a Campobasso e 11 gradi la massima a Termoli. Venti deboli, Adriatico centrale poco mosso, sulla regione domattina tornerà il sereno. Valori climatici ancora in lieve calo, i venti sono previsti dai quadranti di sud-ovest. Per lo sport iniziamo dal calcio. Dopo il buon pareggio ottenuto dall'Agnonese nel derby a Campobasso, appare soddisfatto il tecnico dei Granata Alessandro Del Grosso per la reazione e il gioco espresso dai suoi giocatori. Alessandro Del Grosso, a fine partita ancora una volta il pubblico, quel poco pubblico agnonese che ha potuto seguire la squadra a Campobasso, ha tributato un applauso ai suoi giocatori. Bene, forse un po' meglio il Campobasso in primo tempo, quasi sempre l'Agnone nel secondo tempo. È soddisfatto della prova? Ma sono soddisfatto nella parte finale. Per quanto riguarda il primo tempo non sono d'accordo che il Campobasso abbia fatto più partita, ma siamo entrati subito noi in partita, abbiamo avuto un paio di occasioni, poi ci è mancato l'ultimo passaggio, loro si vedevano che erano anche un po' stanchi e noi abbiamo cercato di accelerare. Logicamente se acceleri lasci qualcosa anche a parte dietro, tant'è vero che abbiamo preso un gol, eravamo in tre, lui, Gullin, è stato veramente bravo a fare una grande giocata e metterla sul secondo palo, però poi da lì in poi penso che siamo stati sempre noi a cercare di fare la partita, dove siamo venuti qui a giocarci la partita a viso aperto, dove noi cerchiamo sempre di arrivare più in alto possibile, io dico sempre, perché dobbiamo fare i più punti possibile, che poi dopo si vede che durante l'anno si hanno anche dei cali fisiologici, infatti nelle ultime domeniche noi abbiamo avuto qualche stop, ecco perché dobbiamo fare più punti possibile per poi giocare più tranquillamente.
Il Campobasso nella ripresa ha schierato due linee a quattro giocatori, quindi ha rinunciato al tridente. Questo che cosa significa? Questo significa che noi non cambiamo mai, noi cerchiamo sempre di attaccare, cerchiamo sempre di giocare dovunque andiamo, sia a Pesaro, sia a Madelica, sia qui, e non abbiamo mai cambiato niente. Noi siamo messi 4-3-3, abbiamo mantenuto il 4-3-3, addirittura ho messo un altro attaccante per cercare anche di vincere la partita, perché non mi accontentavo dell'1-1. Poi il tempo è finito, loro erano sicuramente meno brillanti di noi, però è stato così. Noi ci portiamo via questo punto, abbiamo fermato questa macchina in discesa, come vi ho detto ai ragazzi, perché ultimamente abbiamo fatto dei risultati non positivi. Adesso ricominciamo da qui. Ancora una volta la sua squadra ha messo alle corde gli avversari, soprattutto nella ripresa, segnale di una grossa condizione atletica. Beh, noi lavoriamo molto durante la settimana, ma abbiamo lavorato anche durante la preparazione. Non è che stiamo qui a dire quello che facciamo, lavoriamo tutti i giorni per cercare di avere sempre il ritmo partita, perché poi dopo il ritmo partita ogni tanto si perde. Allora cerchiamo di arrivare a una condizione la domenica per cercare di stare tutti bene e cercare di non scendere fisicamente. Poi qualche volta anche può succedere, ma succede più che altro ai singoli giocatori. Passiamo alla pallacanestro, una vittoria e una sconfitta nel basket maschile di Serie B. Il Globo Isernia conquista i due punti in esterno a Monteroni, continua invece ad inanellare Batosta e il Venafro, superato anche a Giulianova. In classifica dopo 12 giornate guida sempre il Montegranaro. Isernia a 10 punti e Venafro, ultimo del girone D, ancora a 0. Invece nella pallacanestro nazionale in carrozzina, la Fly Sport Termoli esce fortemente ridimensionata dal palazzetto di Giulianova. Un più 20 per gli abruzzesi, che ha lasciato l'amaro in bocca nello staff dirigenziale e tecnico della compagine termolese. Una giornata negativa sotto ogni punto di vista. La trasferta di Trento per i ragazzi molisani del Torbollo ha portato all'attivo 3 punti. I guerrieri della Luce di Campobasso sono stati abbinati alle formazioni del Bolzano, Trento e Bergamo, tutte pretendenti al titolo di campione d'Italia. Per la società, segnali incoraggianti per il proseguo del campionato di Serie A nella disciplina dei non vedenti. Ed era questa la nostra ultima informazione. Grazie per essere rimasti con noi. È tutto, alla prossima edizione.